Salve squadra! L'Europa sta bruciando! Dopo che gli inglesi se ne sono andati, godendosi quel bello maccione di Boris Johnson, ora in Europa siamo di meno e possiamo litigare molto di più, come in un grande condominio. E c'è un condomino che in questo periodo ha rotto un po' le balle, ossia l'Ungheria. Ricordiamoci, tutti quanti i condomini all'interno del grande condominio dell'Unione Europea devono rispettare una serie di regole condominiali. Essere democratici, rispettare lo Stato di diritto, proteggere le minoranze, insomma rispettare i valori dell'Unione Europea. E l'Ungheria, dopo un passato di festeggiamenti, libertà e di grande adesione ai nostri valori europei, ha fatto ultimamente una manovra AU che va contro la nostra EU. Madonna. Questo lo vediamo in alcune cosine, in particolare la destrutturazione della divisione dei poteri, le violazioni del rispetto dei diritti umani, lo stritolamento della libertà di stampa, assalto all'indipendenza della magistratura, leggi omofobe e discriminatorie. Ma c'è di peggio, come per esempio quell'eurodeputato di estrema destra del partito di Orbán che era venuto fuori e aveva partecipato a questa festa con orge gay, sesso, droga, l'alcol, cocaina, senza invitare nessun altro. E che cafone! Ora, la domanda è, possiamo permettere che un paese che sta rigettando così tanto i valori dell'Unione Europea resti nell'Unione Europea? La risposta è sì. Possiamo cacciarlo fuori? La risposta è... Sigla! Dobbiamo capire che nell'ottica dell'Unione Europea come potenza egemone in tutto il mondo, l'Ungheria è un paese essenzialmente inutile. Si tratta di un paese con meno di 10 milioni di persone, un PIL pro capite più basso del Brunei o delle Barbados, un tasso di povertà in costante crescita che oggi tocca quasi il 16%, una sanità pubblica devastata, la nazione con la più alta corruzione percepita in tutta Europa dopo la Bulgaria, un alto tasso di mortalità infantile, il penultimo paese per aspettativa di vita in Europa. E via discorrendo, insomma, potete capire che questo paese non è esattamente la Svizzera, e a livello europeo hanno ben poco da offrire. Anzi, se vogliamo guardarla come i leghisti di tanto tempo fa, ecco, diciamo che sono addirittura un peso. Infatti l'Ungheria è uno dei cosiddetti paesi ricevitori netti, ossia che riceve più soldi dall'Europa di quanti ne dia. Negli ultimi anni l'Ungheria avrà preso in media circa 4 miliardi e mezzo di euro l'anno, mentre noi, l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, ne diamo e basta. Questo perché l'idea è aiutare i paesi più piccoli, i paesi più fragili, che sono usciti da poco in realtà dalla dittatura, e aiutarli a rimettersi al passo con i paesi più grandi, andare tutti quanti insieme forti alla conquista del mondo. Ed è per questo motivo che, al giorno d'oggi, l'Ungheria è un paese del primo mondo, più o meno, e non invece una specie di wasteland post-sovietica. E perché abbiamo permesso all'Ungheria e tutto quanto all'Est Europa di entrare così serenamente nell'Unione Europea? Per il solito discorso che faccio ogni volta, ogni tre video, suppongo. Ossia che dopo diversi milioni di morti, dopo due guerre mondiali e un bel pugnetto di dittatori, ci siamo detti basta. L'Europa si merita di meglio, i cittadini europei si meritano di meglio, gli ungheresi si meritano di meglio. E quindi allora abbiamo creato su questa bella organizzazione in cui ci siamo legati economicamente per evitare di farci la guerra troppo facilmente, poi è diventata una roba politica, tutti quanti ci siamo buttati in mezzo e ora eccoci qua. La domanda ora è questa: dopo il crollo del muro, l'Ungheria, ma anche Orbán stesso, erano travolti da grandi ideali liberali, democratici, e com'è possibile che ora, proprio un paese che ha subito la dittatura sovietica, adesso sia la fotocopia pezzente dell'anocrazia di Putin? Perché l'Ungheria oggi è essenzialmente questo, un paese, un piccolo paese, dove tutto quanto il potere economico è controllato da una piccola cerchia di oligarchi, i quali sono sostenuti politicamente da un singolo principino, un singolo magiaro, tale Orbán, e tutti quanti questi magiari si mangiano il paese e i sussidi economici dell'Unione Europea. Com'è possibile questo? Perché nessuno si lamenta? Perché gli ungheresi accettano questa cosa? Mi verrebbe da dire per lo stesso motivo per cui noi in Italia accettiamo questo, 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 quest'altro, questo, però cerchiamo di andare un po' più nel dettaglio. Dobbiamo ricordarci che l'economia dell'Ungheria sta andando molto bene. Oltre ai miliardi che ogni anno l'Unione dona all'Ungheria, il paese si trova nel mercato unico europeo da un pezzo e quindi può usufruire di sconti, agevolazioni, esenzioni da tasse, gabelle e dazi tipici dei paesi extra UE, oltre che ovviamente ai tassi più ridotti per richiedere prestiti alle banche, perché appunto rassicurate dal resto dell'Europa. Poi può esportare i suoi manufatti e componenti a prezzi nettamente inferiori rispetto alla Germania o l'Austria e può trasportare merci e capitali da un punto all'altro senza guai particolari. Per questo negli ultimi anni la crescita
crescita dell'economia ungherese è stata la tipica crescita di un paese che partiva da zero, con il PIL fino al 4%. E questa cosa della crescita economica fa sempre piacere, sia a livello di giustificazione internazionale, per esempio da presentare al Fondo Monetario Internazionale, perché l'Ungheria sono anni che parla col Fondo Monetario per farsi dare del denaro, sia appunto come propaganda per la popolazione. Intendiamoci, la popolazione tipicamente sta malissimo, di nuovo, dal 14 al 16% della popolazione sta sotto la povertà assoluta. Il reddito annuo medio di una famiglia in Ungheria è di circa 6.500 dollari, che diventano cosa? 5.400, è una roba veramente angosciante. Ci sono queste enormi sacche di povertà al di fuori della capitale, dove la gente non può ricevere, non so come dire, bisogni basici come per esempio l'acqua calda, quindi sì, non è proprio una festa festicciolarda, mettiamola così. Ma questo perché, di nuovo, nel frattempo Orbán e i suoi si mangiucchiano un po' tutto. Per esempio, come raccontava il Times tempo fa, i fondi agricoli europei destinati all'autosufficienza e alla transizione al terziario per i paesi dell'est Europa sono diventati denaro per ripagare imprenditori e politici fedeli a Orbán e i suoi amici oligarchi. E Orbán ci tiene i suoi amici e i suoi parenti. Come per esempio István Tiborcs, uno dei più importanti businessmen di tutta l'Ungheria, legato alle compagnie elettriche del paese. Un uomo ricco, potente e soprattutto genero di Orbán. A quanto pare il caro István era finito in una serie di casini perché, secondo l'agenzia antitrust dell'Unione, alcuni fondi europei concessi all'Ungheria, proprio per alcuni progetti sull'energia, erano stati usati in un importante schema di corruzione, irregolarità e conflitti di interessi che ruotavano proprio intorno a István. Allora l'agenzia europea aveva chiesto alla polizia ungherese di indagare, ma alla fine i poliziotti ungheresi non avevano trovato niente e avevano chiuso l'indagine con una certa fretta. Che queste cose poi, quando ti appassioni, cominciano a diventare veramente belli. Perché ti immagini come se fossero personaggi di una pièce teatrale, no? Cioè, ci sono quelli dell'Olaf, che è l'antitrust europeo, che dicono ai poliziotti c'è qualcosa di strano, controllate. E loro, sì. Trovato qualcosa? Niente. Ma ci sono anche altri personaggi, come Lorenz Mesaros, l'uomo più ricco del paese. Prima era un imprenditore sull'orlo del fallimento, ma nel 2010, da quando Orbán diventa presidente, la sua fortuna cresce a dismisura. Secondo i buonisti è perché Orbán lo avrebbe inondato di appalti sospettosamente gonfiati, anche perché pagati interamente dall'Unione Europea, ma poi anche i cattivisti confermano che questa è una grande operazione di parassitaggio che coinvolgerà altri amici, come Andrew Vaina, altro imprenditore, che in pochi anni assoggetterà interi canali televisivi e radio alla propaganda di Orbán, o più di recente Labor Lidsky, altro super imprenditore legato a Orbán, che qualche anno fa ha messo sotto un unico ombrello 500 corpi di informazione, tra giornali, radio, televisioni, tutti piegati alla linea propagandista di Orbán. E ora questa azienda, la Keshma, è una delle principali fonti di informazione in tutto il paese. Ed è così che la gente alla fine crede a Orbán, al potere costituito, perché c'è un enorme apparato gigante che ti spiega quanto è bello il nostro presidentello. Quindi diventa proprio una roba tipo, avete visto ragazzi, qua c'è il nostro presidente, qui lui ama il Gesù orientale con il fan club, qui invece mette un recinto di filo spinato lunga tutta la Serbia, perché lui ci tiene la nostra sicurezza, poi Soros è cattivo, i gay sono cattivi, ecco, guardate questa roba qui, non guardate invece me e i miei amici che ci divoriamo interi capitali nazionali e internazionali come per esempio degli appalti palesemente gonfiati con i soldi europei mentre voi non potete neanche sciacquarvi le palle con l'acqua calda. Gesù orientale! Quindi potete vedere che ci troviamo davanti a una versione stracciona della Russia di Putin. Proprio veramente è un paesino grosso così, con 9 milioni di abitanti. C'è questo gruppetto di compagnoni che si mangiano ogni cosa rubandolo al resto dell'Unione Europea e intanto si giustificano dicendo no, difesa delle tradizioni, il Gesù orientale, il gulash, noi siamo dalla parte del popolo. Che poi in realtà è anche vero, perché effettivamente Orbán è dalla parte del popolo. Il suo popolo, il popolo degli sfruttatori. Nel 2018 il partito di Orbán aveva fatto passare una legge scherzosamente chiamata legge schiavo, che di fatto permetteva alle aziende di imporre ai dipendenti 400 ore annuali di straordinari e allo stesso tempo gabole amministrative per pagarle come se fossero orari normali oppure molto banalmente non pagarle affatto. Sarà anche per questo motivo che ogni anno decine di migliaia di ungheresi scappano nel resto d'Europa, in particolare in Germania, Regno Unito e Austria. Questo, di nuovo, si tratta di principalmente giovani, i quali scappano per i soliti motivi: salari bassi, mancanza di prospettive, insomma si tratta di un paese, l'Ungheria, che non investe sui giovani. A proposito di investimenti, avete una macchina? Volete investire qualcuno? Vabbè, comunque, lo sponsor di oggi è Gimme 5, un caro vecchio amico.
Per chi non lo sapesse, Gimme5 è un'applicazione di investimenti e ha tre particolarità. Primo, più che essere una mega applicazione che ti promette i soldi in 40 secondi che... No, si tratta di un sistema di gestione dell'accumulo del risparmio. Ossia, sostanzialmente, noi con Gimme5 cominciamo a mettere da parte i nostri risparmi per un progetto e loro ci aiutano a far crescere, a gonfiare questo gruzzolo investendolo. Secondo, Gimme5 permette di poter cominciare questo percorso per qualsiasi tipo di progetto, che sia appunto l'accumulo per comprare una casa, una macchina o una vacanza, o invece qualcosa di molto molto più piccolo, come per esempio il regalo per la nonna. Per questo motivo appunto si può iniziare anche con soltanto 5 euro. Gimme5. Terzo, con Gimme5 ogni percorso è personalizzato e chiaro. Infatti, a seconda del nostro piano di accumulo, da quanto vogliamo risparmiare e quanti rischi vogliamo correre, Gimme5 ci costruisce un modello personalizzato, proprio per investire al meglio le nostre risorse. E lo fa tutto con la massima trasparenza e spiegando perché sta facendo queste cose. Tra l'altro appunto è pieno di articoli di divulgazione che a me personalmente hanno spiegato perché le cose economiche sono importanti, mettiamola così. Ah, ovviamente niente cose strane. Io per esempio sto investendo un tot al mese perché voglio fare una roba sul lungo periodo, perché lo voglio lavorare sul montante, sugli interessi, no? Quindi vengono reinvestiti comunque. Se per caso a un certo punto non ho più voglia di investire quella cifra ogni mese, io dico basta, non investo più, quella lì non mi prende più soldi e anzi ritiro i soldi quando mi pare, quindi davvero con grande serenità. Quindi ragazzi, veramente fidatevi, è una roba sicura, tranquillissima, riconosciuta, io la uso e ve la consiglio appunto sia perché banalmente funziona, perché giusto per dire a come ha l'azienda che gestisce Gimme5 oggi di fatto ha le mani su un patrimonio di più di 3 miliardi di euro tra vari portafogli, che è una roba abbastanza importante, ma anche per un altro motivo, ossia che di base Gimme5 ci permette non solo di cominciare a costruire i nostri progetti, che siano un fondo pensione o una vacanza, ma di fatto ci aiuta anche a capire come funziona tutto questo attraverso il mercato azionario, qualcosa che fa sempre paura e che sembra così lontano, ma con cui in realtà tutti quanti possiamo fare delle cose. Ed è per questo motivo che appunto Gimme5 è diventato uno sponsor importante di questo canale. Ed è per questo motivo che, se per caso volete cominciare a far partire il vostro progettone, se per caso seguirete il link qua sotto in descrizione e utilizzerete il mio codice sconto GioPizzi5, otterrete appunto 5 euro di benvenuto per cominciare il vostro gran bel progettone. Pertanto, link in descrizione. Gimme5, lavora ai tuoi progettini! Ora, un qualsiasi paese oggi, se vuole entrare nell'Unione Europea, deve rispettare una vagonata di cose. In particolare questi si chiamano i criteri di Copenaghen, che sono stati stabiliti a Madrid nel 95. C'è sempre grande chiarezza nell'Unione Europea. Praticamente questo paese, per entrare, non deve essere soltanto un paese democratico che rispetta lo Stato di diritto, che difende le minoranze, no, per l'acquis comunitario deve rispettare mille robe che devono essere tutte quante a posto, e l'ambiente deve essere tutelato, e la corruzione deve essere sotto un certo livello, e gli infissi devono essere cambiati, le serrature pure, deve essere tutta una roba incredibile. Ovviamente non è che i paesi poi lo fanno da soli, l'Unione Europea comunque lavora con questi paesi, no? Con una serie di strumenti, a volte proprio monetari, dandogli del denaro. E vi ricordate, l'avevamo visto anche nel video sulla Bielorussia, che avevano dato del denaro così a caso alla Bielorussia per avvicinarla a noi, quando in realtà ma in realtà ci sono anche promesse, think tank, una serie di gestioni, insomma non vengono lasciati da soli, soltanto appunto che questi percorsi vanno avanti per decenni e sono tutti faticosissimi per far entrare un paese nuovo nell'Unione Europea. Quindi la domanda è, ma se per caso è così complicato per un nuovo paese entrare, allora perché ci stiamo tenendo in casa l'Ungheria, che è un paese che palesemente queste cose non le rispetta neanche per sbaglio? Quindi perché non li abbiamo ancora cacciati fuori? Per un punto molto semplice, ossia che non esiste uno strumento legislativo nell'Unione Europea per cacciare fuori un altro Stato membro. O meglio, esiste, ed è l'articolo 7 del Trattato di Lisbona, sottoscritto circa 10 anni fa, tipicamente in Grecia, no? Comunque a Lisbona. Ed è un articolo particolare, chiamato giornalisticamente ogni tanto come l'opzione nucleare. Noi diciamo, ah minchia, in realtà è una cagata. Di fatto questo articolo 7 dice che se per caso si riscontrano delle palesi violazioni dei valori europei in uno Stato membro, quindi per esempio la libertà, la difesa dei diritti umani, della violazione dello Stato di diritto, robe di questo tipo, allora è possibile sospendere il paese incriminato. Non buttare fuori, ma sospendere. Però c'è un madonnino, ossia che per poter sospendere questo paese c'è bisogno che tutti quanti gli altri paesi al Consiglio europeo decidano all'unanimità di sospenderlo.
Quindi capite che basta una sola persona, un solo amichetto che dica no e che la cosa dell'opzione nucleare non è più neanche un petardo. E chi è questo amichetto e chi sarà mai? La Polonia, una cara vecchia amica che anche lei ultimamente sta facendo delle robette, ma l'affronteremo in un altro video. Ora, la Polonia e l'Ungheria sono amiche esattamente per questo motivo, che se per caso una di loro viene detta adesso ti sospendiamo, l'altra fa no e quindi niente, non si fa niente. Quindi è stata studiata bene ma non benissimo questa roba qui. Ora voi direte, ma quindi Gio, com'è la cosa? Ci dobbiamo tenere questi paesi? La risposta è sì, ce li dobbiamo proprio tenere. O meglio, ora come ora la cosa è venuta fuori e nel tempo si costruirà sicuramente qualche manovra per convincere questi paesi. Ma le cose, come al solito, sono molto complicate. Ora, probabilmente avete visto, anzi in questi giorni si sta decidendo, che forse c'è qualche modo per colpirli, soprattutto per quanto riguarda i soldi, che è veramente questa la cosa che spinge questi paesi a restare nell'Unione Europea. Perché di nuovo, se non fosse per i nostri soldi, se non fosse per il mercato unico, loro sarebbero non starebbero così bene, mettiamola così. Ve la spiego male perché siamo in pausa e tra poco dobbiamo tornare tutti a lavorare, ma il discorso è questo. Ogni paese per il recovery fund, ossia questi miliardi che l'Europa dà per permettere ai paesi di recuperare, ogni paese che arriva per spendere questi soldi deve presentare un programma, lo dice dove spendo questi soldi, io spendo questi altri soldi. E ricordate, tempo fa, cosa sarà stato, una ventina di giorni fa, Draghi era tutto quanto contento perché il piano era stato approvato, grandi complimenti all'Italia, bravi tutti. Ora immaginatevi il programma portato avanti dall'Ungheria, no? Che è una zozzeria incredibile. Non a caso appunto l'Olaf, che è l'antitrust dell'Agenzia Europea, che ovviamente non è la polizia europea che può fare le cose, ha semplicemente richiesto che almeno nel programma fossero indicati chi sono i destinatari dei fondi europei che diamo all'Ungheria. Perché di nuovo l'Ungheria di questi soldi ci fa effettivamente quello che vuole. Quindi visto che ci sono delle discrepanze abbastanza importanti, non so come dire, almeno si prova a colpirli da questo punto di vista, ma non si è capito fino a che punto questi soldi possono essere dati, non possono essere dati, insomma è questa specie di braccio di ferro in cui ci troviamo inguagliati. Ma a prescindere da questo, è una situazione veramente molto complicata, anche perché, provate a immaginare, questa qua è una nazione molto piccola che sopravvive oggi grazie a noi, e già la popolazione non è che stia benissimo, e si trovano all'interno dell'Europa, all'interno del mercato unico, dove possono trasportare merci, lavorare fuori, dentro, dove ricevono un sacco dei nostri miliardi. Se per caso li cacciamo fuori, e attenzione, non abbiamo mai cacciato fuori nessuno, quella gente che fine farà? Senza tutto quel denaro nostro, che cosa faranno? In che situazioni si troveranno? Per loro, per l'ungherese normale, sarà una violenza incredibile. Anche certo, sì, la colpa è della loro elite, però voglio dire, l'Unione Europea nasce con dei principi democratici di fratellanza tra gli uomini, non di disprezzo verso gli altri o robe di questo tipo. Cioè, perché per colpa di quattro dittatori dovrebbero, scusatemi, quattro oligarchi dovrebbe soffrire tutta quanta il resto della popolazione? Ma oltre a questo, come dice il detto, se si chiude una porta, arriva la Russia. Come, perché è questo che accadrà, no? Nel momento in cui noi chiudiamo le porte all'Ungheria, o volendo anche agli altri, spingeremo questa nazione sicuramente di più verso la Russia di Putin, che non vede l'ora di versare miliardi e miliardi di cos'hanno, di zloty nei confronti di Orbán e i suoi compagnoni. Quindi di nuovo nessuno sa esattamente qual è la soluzione, però invece cominciare a colpirli dal punto di vista economico può essere effettivamente un buon colpicciolarlo. E poi ragazzi, questi video appunto sono sempre delle scatole cinesi, no? Quindi trovi sempre roba nuova. Questa roba ve la sto dicendo mentre stanno passando i Patreon, sono questi ragazzi che in cambio di una serie di premi sostengono economicamente il mio canale, quindi se voi voleste supportarmi in cambio di una serie di cose, il link è qua sotto in descrizione. In ogni caso, sono una serie di scatole cinesi e mentre lavoravo a questa roba, quindi l'Ungheria ma anche la Polonia, mi chiedevo, c'è questa roba, dall'altra parte ci sono le LGBTQ zones, free zones, tutta questa grande omofobia, ma quanto siamo diversi da questi altri, no? E effettivamente sì, certo, siamo diversi, anche da un certo punto di vista in maniera anche abbastanza abissale, però sa, guardando in giro su internet, guardando diverse cose, soprattutto interviste recenti, mi sono detto, boh, non lo so, mi ha colpito una particolare intervista che è a cavallo tra l'ironia e il grottesco, della Ceccardi, che era quella che si era candidata con la Lega durante le elezioni della Toscana. E niente, io vi saluto con lei perché secondo me ne vale veramente la pena. Ciao ragazzi, grazie mille per avermi seguito, peace out. C'è un'altra legge che fa molto discutere in Europa, che è quella delle free zone, delle gay free zone, ovvero praticamente la possibilità per quanto riguarda i locali di avere zone off limits per quanto riguarda gay o per quanto riguarda comunque LGBT non graditi da questo punto di vista. Lei li proporrebbe in un paese come l'Italia o in un'altra forma? Guardi,
Guardi, in Italia intanto noi proponiamo cose secondo me un po' più concrete, la flat tax, cercando di salvare i migliaia di posti di lavoro che sono a rischio. No, ma restiamo sui diritti, spinto per leggi come queste, Ecco, no, si potrebbero riproporre o no? Anche gli omosessuali hanno bisogno di lavorare.